Ciao Rosa. Allora, aspettiamo qualche minuto che si connettano tutti un po'. Ok, quindi mentre aspettiamo, strimpello un pochino così ci teniamo un po' compagnia, qualche nota di chitarra. Ciao Luis, ciao. Dicevo, aspettiamo qualche minuto soltanto. Connettere un po' di persone. Come state? Vero, fa un caldo, incredibile. Si sente anche qua. Bene, dai, dato che siete già connessi, eccoci qua. Allora, io intanto fa molto caldo. Sì. Vabbè, state. Oggi, se volete, abbiamo fatto oggi alle 12 ho fatto la live con Manuela Micucci, Natura Benessere, proprio su come aiutarsi un po' per vivere al meglio l'estate. Allora, io adesso volevo mettere sotto un po' di leggera musica di accompagnamento. Semmai, se mi fate il piacere di dirmi se si sente bene, se si sente troppo, se dà fastidio, se vi piace. Mi fa piacere che vi salutate fra di voi. Sì, così vi conoscete, così ci conosciamo. Mi piacerebbe un giorno sapere un po' di dove siete, da dove gli altri, no, tutti quelli che si connettono. Da quali parti dell'Italia o dell'estero ci stiamo connettendo. Allora, io andrei subito a cominciare. Mettiamo subito il banner sotto. Se volete voi scrivete pure. Prendiamo questi incontri veramente un cerchio in cui ci sediamo e ci facciamo una chiacchierata al caldo. Al caldo, a dire al fresco. Ok. Bene, bene, bene. Ciao da Alessandro, da Vega. Oh, oggi su YouTube, finalmente. Io vorrei tanto andare a investire più su YouTube perché mi permette molte più cose. Sono contento. Dalla Lombardia. Rosa dalla Lombardia. Bene, dai, sono curioso, fatemi sapere. Dicevo che sì, YouTube è un po' il posto dove mi piace. Se mi sembra un po' più comodo per fare tante cose. Allora, la musica sotto mi fate sapere se si sente, gentilmente. Ciao Elena, ciao Lara. Da Varese. Allora, aspetta, intanto però io una cosa posso farla, posso sentire io se si sente un po' con le cuffie. No. Sì. Io la musica la sento sotto e mi sembra che sia il volume giusto. Voi magari fatemelo sapere. Più che altro se non si sente, se non mi sentite parlare. Si sente bassissimo, ma la musica dici, immagino. Adesso sì, ok.
Si sente bassissimo, cioè la voce si sente, la musica volevo capire se, siccome ho messo una musica di sottofondo, se disturba, se si sente, se non si sente o quello che è. Anche io, Gallarate, provincia di, cioè siete tutte e due di Gallarate, provincia di Varese? Dai, non ci credo. È una carambata, ricordando la grandissima Raffaella Carrà. Allora, vediamo un po'. Ok, mentre vi conoscete, questo mi fa piacere, devo guardare là e non devo guardare là, devo ricordarmi. Introduciamo, allora, intanto questa è l'ultima puntata, oggi questa è la settimana delle ultime puntate, semplicemente prima della pausa estiva. Pausa estiva che lo ricordo, non, che riguarda le live, a parte il fatto che niente, nulla si può sapere, quindi... non è detto che poi non mi venga voglia di fare qualche live così estemporanea e non la faccio, non è che è categorico, ok? Non è come l'imperativo categorico di Kant. È, diciamo che in linea generale pensavo di concludere per un po', prendermi una pausa estiva per le live, per gli ospiti, anche le live da solo. Però continuerò a caricare video su YouTube, quindi sì, su YouTube principalmente, continuerò a usare i social, Facebook, Instagram, eccetera, eccetera, ho il canale Telegram, se volete. Mi trovate lì. E quindi diciamo questo è l'ultimo appuntamento di questi particolari incontri. E oggi ho dato un te il tema che ho messo quello di cinema e ispirazione, che è un discorso lunghissimo. E per rendere la cosa interattiva, intanto, se vi va, voi scrivetemi tranquillamente nei commenti se avete voglia, cominciate a scrivermi quali sono che rapporto avete con il cinema, che tipo di film. Se avete un buon rapporto, se vi piacciono i film, quali sono i film che vi hanno influenzato di più, i film che vi hanno ispirato di più? Senza paura, senza... non c'è la risposta giusta, no? Ci sono film oggettivamente più ispiranti e altri meno. Ci sono alcuni film che magari sono più esplicitamente indirizzati a stimolare gli aspetti della psicologia o della ricerca interiore o spirituale, se non addirittura esoterica. Ci sono alcuni film che magari non sono nati per quello. Io ho dei film, poi magari se viene fuori ne parlerò, che mi hanno ispirato, che ancora mi ispirano, che mi piacciono tantissimo, che magari non sono nati con intenti formativi particolari, però a me mi piace. C'era una volta in America, Alessandro. È un gran film. Gran film. Eh sì. Bene, poi semmai vediamo insieme, no, quello che viene fuori. Quindi sì, fate, scrivetemi i film, poi vediamo se possiamo discutere magari di quelli. Io in realtà, secondo me, sarebbe utile partire per far capire meglio perché secondo me, non so che il cinema possa ispirare magari una cosa che tutti sanno. Però quando uno parla, stiamo parlando, no, dei discorsi di Raja Yoga e filosofia realizzativa, cosa c'entra il cinema, no? Allora partirei intanto con parlare dell'arte del cinema, un po', non tantissimo, non è che voglio fare una dissertazione sull'arte del cinema, mi sono scompigliati tutti i capelli. Però non, secondo me non è poco importante parlarne, perché il cinema è qualcosa di molto particolare. Allora io ho avuto la fortuna per... Io ho una storia da un punto di vista formativo, scolastico, veramente strana, particolare e poco lineare. Io ho fatto qualche anno, un anno e mezzo, appena dopo le superiori, mi sono iscritto al DAMS, Discipline Arte, Musica, Spettacolo, nella sezione Spettacolo. Poi ho iniziato a fare teatro e sono entrato nella scuola in cui mi sono diplomato, la scuola professionale di musical, le Performing Arts, che è la Bernstein School of Musical Theatre. Allora era molto meno... era agli inizi, è stato bellissimo, ricordo bellissimo. Adesso questa scuola è veramente... intanto è diventata una laurea, la stessa scuola, una laurea triennale. È molto più difficile entrare, è diventata veramente una scuola, una signora scuola. Ai miei tempi era solo all'inizio, però sono contento. Però dicevo, poi quella cosa mi ha preso tutto il tempo, tutta l'energia, e quindi ho lasciato il DAMS. Allora il DAMS non c'era, mentre oggi, per chi lo conosce un po', sa che c'è la parte riguardante più precisamente il mondo dello spettacolo e del teatro e la parte invece separata che riguarda cinema e multimedia, qualcosa del genere. Allora invece no, alla sezione spettacolo includeva all'interno.
questi aspetti. Quindi ho avuto la fortuna e il piacere di dare alcuni esami, tra cui quello di storia del cinema. È stato veramente molto bello, perché intanto è stato bello il fatto che il mio studiare consisteva nel guardarmi ore e ore di film, di filmati, anche vecchi, mi sono visto ore e ore di Charlie Chaplin, dei primi cortometraggi, adesso non ricordo, no, però vabbè, ovviamente i Fratelli Lumière, il nome di quel francese, adesso mi sfugge. Vabbè, quindi i primissimi cortometraggi e tanta altra roba. Mi sono visto ore e ore di film, non era al cinema, in certi casi anche al cinema, e quindi è stato bello per quello, ma anche studiare nei libri. E è stato affascinante, no? Perché a me il cinema è sempre piaciuto e già piaceva allora. Però studiare la storia del cinema, e soprattutto però, a parte la storia, studiare quei libri che analizzano il fenomeno del cinema, un fenomeno che magari noi diamo oggi per scontato, però ha segnato molto, ha segnato moltissimo perfino la percezione che abbiamo noi della realtà. Ci sono degli studi interessanti su questo. E va capita una cosa, che ha qualcosa di sicuramente assolutamente nuovo in ambito artistico, però ha anche qualcosa che c'è sempre stato. Il teatro è una cosa diversa dal cinema, ovviamente, per tanti motivi, ma c'è un punto in cui il mondo dello spettacolo, teatro in senso lato, ha una cosa in comune, tanto che appunto poi il mondo del teatro, dello spettacolo, si è interrogato su come comportarsi dopo che il cinema ha preso piede, no? Nelle nostre città. E appunto è lì che il teatro ha riscoperto alcuni aspetti proprio caratteristici dell'evento, della performance, per esempio in presenza, eccetera, eccetera. Cosa interessante oggi, no? Nel periodo in cui siamo adesso col Covid e questo essere andati quasi totalmente online. Però questo è un altro discorso. La cosa che ha in comune, le cose che hanno in comune, è questa magia per cui si va a creare davanti allo spettatore uno spazio che è molto simile a quello, e ci sono dei testi che ho studiato allora su quella storia del cinema che proprio parlano di questo aspetto qua, che vanno a riprodurre o a imitare, ad assomigliare al mondo onirico, al mondo del sogno, il mondo, il luogo, la dimensione in cui possono accadere tantissime cose, molto al di là di quello che possiamo noi stessi immaginare, molto al di là di quello che consideriamo reale. E tra questi aspetti che affascinano e spaventano allo stesso tempo, ce n'è uno che è importante, questo in comune c'è appunto anche il teatro, ogni evento che oggi definiamo performing arts, che è quello di permettere allo spettatore di vivere alcune cose, seppur in maniera non diretta. Di sperimentare, di vivere proprio delle emozioni, delle esperienze di un certo tipo che l'individuo, lo spettatore, non si può permettere o non si permetterebbe mai di sperimentare. Perché, e quindi, se andiamo ancora indietro, è proprio connesso anche al concetto del sentir raccontare delle storie, no? E questo si collega all'ispirazione. Però prima che arrivare a questo, e per collegare le due cose, analizzerei questo aspetto. Io mi posso permettere, quindi per ora non stiamo parlando di cinema, stiamo parlando di eventi dal cantastorie dell'antichità o anche più moderni, fino agli spettacoli teatrali e poi ovviamente anche al cinema. Una cosa in comune è che lo spettatore sta lì, può permettersi di stare seduto, può permettersi il lusso di vedere accadere alcune cose, di vivere delle emozioni, può permettersi il lusso di amare, di odiare, di essere un eroe o di essere un assassino, di avere paura, di vivere delle cose che di per sé creano terrore o paura e che nella vita reale non faremo mai perché abbiamo troppa paura di rischiare. Invece lì, per esempio, vivere cosa significa il brivido del rischio. Tutte cose che non possiamo permetterci. Questo ormai è una cosa abbastanza risaputa, anche se poi è stato Freud, no, nei primi del Novecento a tirar fuori questa cosa qua. E allora non era forse così scontato,
potremmo dire tranquillamente che questo spazio offre la possibilità a tutte quelle parti di noi, a tutte quelle parti del nostro io strutturate che si tengono bene al sicuro, appunto gli si può permettere il lusso di andare oltre senza rischiare tutto quello che l'io non quella parte dell'io non rischierebbe mai, o per paura di morire, per paura di soffrire, per paura di essere giudicato, eccetera, eccetera. Allora, io guardo ogni genere di film, è proprio una passione, bene, bene. Il primo film che ho visto è La storia infinita. Ok, adesso cerco di ricordarmi questi che avete citato, così magari se viene fuori, se riusciamo, ne parliamo in maniera più specifica. L'inconscio collettivo, dice Alessandro. Sì, già quello è un aspetto ancora più archetipico, direbbe Jung, quindi parliamo di cose di più generale, ma proprio come esperienza è, detta proprio in soldoni, quella che ha enunciato Freud in quella celebre interpretazione dei sogni, è, ovviamente non prendo questo discorso, ma ciò che accade durante la notte va molto al di là di quello che ha intuito Freud. Però in questo aspetto specifico, che è una delle cose che succede, forse quelle più comunemente conosciute e accettate, c'è che l'io, che quella parte che Freud definiva io, con le sue resistenze, il suo bisogno di sopravvivere, ciò che non si permetteva, il suo inconscio, in questo caso non è collettivo, in questo caso l'inconscio anche personale, si permette di vivere delle cose. In che modo si permette di vivere? Permette all'io, quando, perché se poi ce lo ricordiamo il sogno, l'io è costretto a vedere e o a vivere addirittura, perché se nel sogno ci siamo noi, no? Però spesso, appunto, attraverso modificando delle cose, rendendole apparentemente assurde o sganciandole da quelli che sono gli appigli del reale, è come se l'io può dire: ok, me lo posso permettere, tanto non è vero, tanto non accade veramente. Quindi c'è questa cosa, che è quella che si riproduce davanti a un evento, anche se non è mentre stiamo dormendo, fa questo effetto, c'è una parte di noi che reagisce, che è quella che si emoziona e reagisce come se fosse vero. E c'è una parte di noi che però ci tiene, quindi anche fisicamente, in quel caso, al contrario dei sogni, noi siamo separati perché siamo su una sedia, no? E guardiamo lo spettacolo davanti a noi o sullo schermo. Questa distanza è una distanza di sicurezza e quindi ci permette di tutelarci. Poi, a secondo di quanto siamo in grado di farlo, ci lasciamo coinvolgere dal film e quindi diciamo, vince un po' più quella parte che entra lì e si vive con le esperienze, oppure al contrario siamo più distaccati, magari siamo degli esperti di cinema o di teatro e andiamo più a guardare, no, gli aspetti tecnici, eccetera, eccetera, rischiando poi però di perderci dei vissuti importanti. Se Freud ascoltasse i sogni che faccio ultimamente, mi farebbe ricorrere in psichiatria. Se Freud, se fosse Freud a farlo, sì. Altre visioni, per fortuna, te l'assicuro, per esempio gli approcci sia junghiani, ma anche quelli transpersonali, che quelli che promuovo io, non farebbero questo, anzi, ti porterebbero ti aiuterebbero, sicuramente non li giudicherebbero e ti porterebbero magari a farne qualcosa di utile. Ilman diceva: il sogno è la cura, quindi lungi dall'interpretarlo, diceva: il sogno è già la cura. Però, quindi, tutto questo, dicevo, è una cosa che hanno in comune tutti gli eventi che ricadono sotto il nome di spettacolo. Ora, il cinema cosa ha fatto? Tra le tante cose, non sono un esperto di cinema, importante, non mi, quindi se poi voi che state guardando adesso, chi capiterà qui, per caso è un esperto di cinema, cioè, diciamo, non mi rimproveri, non sto vendendo il fatto che sono un esperto di cinema, sto dando la mia esperienza, quello che ho capito io. Il cinema, quindi, tra le tante differenze, ne ha una che ha permesso un'espansione di questo aspetto. Perché, innanzitutto, c'è proprio il fatto che, questo fatto forse racchiude tutto il resto, che non avvenendo, non essendo una performance dal vivo, in presenza, in quel momento, ma rientrando in uno schermo, offre molte più possibilità rispetto agli sbalzi, i classici, no? Sbalzi temporali assurdi che accadono nei sogni,
per cui possono passare, si possono saltare giorni se non anni in pochi istanti, o addirittura andare avanti e poi andare indietro, cosa che ovviamente questo si può fare anche nel mondo. Se raccontiamo una storia teatrale, si può fare anche a teatro. Però al cinema questa cosa può avvenire molto più velocemente. Ovviamente ci sono tutte quelle cose che oggi ancora più che mai, che sono gli effetti speciali, tutta quella tecnologia che permette al cinema di veramente di fare quasi qualsiasi cosa e renderla molto credibile per quella parte del nostro cervello che, tra virgolette, ci casca, no? Non è un caso che tutti i film connessi agli supereroi, no? La Marvel, eccetera, Star Wars, eccetera, eccetera, o Superman, Batman, tutta quell'altra serie, stanno venendo fuori adesso, perché adesso abbiamo le possibilità di far quel tipo di roba e farla e renderla davvero credibile. Quindi in quello schermo, stavolta, lo spazio è ancora più delimitato, ma nello stesso tempo è dilatato, è espanso, no? Lo so che da amante del teatro vi dico che tutto questo può accadere anche a teatro, anche il teatro può espandere molto, perché alla fine lo spazio del teatro, se gestito in un certo modo, può permettere tante cose. Però dobbiamo ammettere che, per almeno per alcuni aspetti, il cinema, sappiamo, no? Permette molto, molto di più, o molto più facilmente, sia questo tipo di espansione, sia la possibilità di ingannare, no? Il nostro cervello per fargli credere ancora di più che quello che si sperimenta lì è vero. Ormai, adesso, ripeto, senza parlare di alcuni aspetti precisi che fanno la differenza dello spettacolo dal vivo, anche oggi, no? Lo spettacolo, l'opera teatrale o il concerto, eccetera, eccetera, abbiamo possibilità di vederlo comunque nella TV, se non al cinema addirittura. Quindi le cose poi cominciano a intrecciarsi. Ora, detto questo, no? Quello che volevo dire è che se questo aspetto, cioè il fatto che io posso permettermi il lusso di vivere alcune cose laddove che una parte di me ha troppa paura di vivere, o vorrebbe vivere ma non ci riesce, oppure preferisce non farlo mai, o meglio ancora, non vorrebbe neanche desiderare di fare, cioè lo stesso desiderio di vivere alcune cose, se ci osserviamo bene, ce ne accorgiamo, una parte della nostra mente è fatta così, non osa neanche pensare alla possibilità di desiderare alcune cose, vorrebbe addirittura non desiderarle o vorrebbe non temerle. E quindi, con questo piccolo inganno, possiamo accontentare comunque quella parte senza sentirci in colpa. E tant'altro. Ora, questo è l'aspetto, se vogliamo, psicoanalitico o perfino terapeutico. Io però volevo spostare il versante oggi sull'aspetto invece più positivo, cioè sul fatto che, grazie a questo effetto che produce, l'ispirazione che può dare, o meglio, grazie a questo aspetto, il cinema può ispirare proprio perché magari prendere una persona, o prendere noi stessi, e cercare di motivarli per inseguire un sogno, cercare di motivarli per fargli vedere alcuni aspetti della realtà che magari la scuola o la società non ha insegnato, per dargli appunto un'ispirazione, a volte farlo direttamente, cioè farlo partendo dal presupposto che è vero, cioè che noi abbiamo davvero quelle possibilità, partendo dal presupposto che cerchiamo di ispirare una persona a fare davvero quelle cose, a volte per quella persona, per una parte di quella persona, per una parte inconscia di quella persona, potremmo non arrivare, cioè la persona potrebbe creare una distanza, mettere un muro perché è troppo, ok? Allora ecco che magari, invece, questo è un aspetto, poi ce n'è un altro importante, però appunto invece con quella distanza di sicurezza ho l'opportunità di fare uno step prima, no? Avere
l'opportunità invece che di creare una resistenza e quindi scappare via da quello che è possibile, posso fare questo mezzo passaggio, per cui non è che sono davanti a qualcosa che mi dice di fare davvero quella cosa lì o di muovermi davvero in un certo modo nel mondo. Sono una cosa che mi dice: guarda, non lo devi fare tu, però lo puoi guardare, però puoi intanto sentire, entrare in empatia con questa emozione. È una possibilità, non sei obbligato a farla, tu puoi anche rimanere lì a guardare, però intanto guarda che può accadere da qualche parte. Oppure guarda che qualcuno, anche se in una storia di fantasia, però ti sta dicendo che può succedere. Oppure in certi film, che poi spesso fanno molto successo, che sono storie vere, addirittura ti sta dicendo: guarda che qualcuno l'ha fatto davvero. E questa è una cosa. Ne sono tre, ho detto due, ma sono tre. Perché l'altra, che stavo per dire prima, è che questo permette di arrivare a molte persone. Perché se faccio un film, se attraverso il cinema, io decido, come tante altre arti, di mandare un messaggio di ispirazione a tantissime persone, ecco che con il cinema ci posso arrivare a farlo, non solo perché arriva a tante persone, ma arriva a tante persone nel tempo, perché alcuni film sono di ispirazione adesso e lo sono stati magari 10 anni fa, 20 anni fa, e lo sono stati per decenni, appunto, magari lo saranno per altri decenni. E quindi questo è un po' quello che poteva succedere in un libro, ovviamente, ok? Quindi su questo sto vedendo il fumo, ma è Vincenzo, perché vedevo che usciva da lì. Pensavo che stesse prendendo fuoco il computer. Ora, non voglio entrare nel, perché sennò poi veramente ci sarebbero troppe cose da dire. La questione è molto complessa, quindi non voglio entrare nel merito: meglio un libro, meglio un film, eccetera, eccetera. Io direi che sono due cose diverse, due linguaggi diversi. Salve The Walked da Twitch. Ciao, ben trovato, ben passato di qua. Quindi, non entriamo in questo merito. Adesso siamo nel cinema, vediamo perché il cinema può ispirare. La terza cosa, parlando, secondo me me la sono dimenticata. No, la terza cosa qual è? Che il tipo di ispirazione che può dare il cinema è quello di, appunto, o meglio, più che ispirazione, una cosa che permette di fare il cinema oggi. Questo in senso lato l'arte può farlo, lo ha fatto il teatro in un certo periodo storico. E potrebbe farlo ancora, però in maniera così massiva lo sta facendo il cinema, cioè appunto trasmettere delle conoscenze mantenendole celate o attraverso simboli. È il ritorno del mito, i racconti mitologici. Per come sono serviti nel passato, e per come si sono comunque mantenuti nel tempo, però diciamo che nel mondo del cinema hanno fatto questo, si collega al discorso che dicevo prima, collegato alla Marvel, eccetera, eccetera, col mondo del cinema, soprattutto oggi, è il sogno dei primi, probabilmente i primi che hanno tirato fuori il cinema, che hanno amato il cinema nei suoi primi anni di vita, veramente sognavano le potenzialità che oggi abbiamo, no? Ci hanno provato a fare dei film che oggi definiremo di fantascienza, però permettono davvero di raccontare delle cose, di trasmettere le conoscenze in maniera simbolica. Quindi, da un lato, la maniera simbolica permette di entrare un po' di più nell'inconscio, dall'altro, in certi casi, permette di bypassare possibili censure o possibili, diciamo, giudizi o pregiudizi che possono bloccarlo. E ovviamente questo è, per esempio, il caso di film come Matrix, no? Che immagino voi conoscete, e tanti altri. Ora, mi fermo un attimo per vedere. Allora, quello che nascondi sotto il tappeto, immagino che intendi, no? Quando, appunto, quella parte che ci permettiamo, attraverso il cinema, di vivere quello che di solito lì o mette sotto il tappeto, esatto. The Walked mi chiede, capisci qualcosa di PC? Guarda, qualcosina capisco, Walked, però non è,
non è il contesto. Qui stiamo parlando di filosofia realizzativa e nello specifico del cinema e di come il cinema ispira. Quindi per adesso questo è l'argomento. E vabbè, ho citato Matrix, film spesso visto con superficialità, ma che nasconde decine di significati profondi a Matrix, forse più che decine. Ora, volevo un po' interagire con i vostri film che avete citato, però sì, partiamo da questo. O meglio, parto da questo non tanto per parlare nello specifico di Matrix, quanto per usare una cosa come Matrix, un film come Matrix, come esempio di quanto il cinema può essere, di quanto il cinema possa, secondo me, il cinema può ispirare in diversi modi. Una modalità è proprio quella alla Matrix, ok? E potrei dire Matrix, potrei citare Truman Show, hanno tutti i significati, sono molto simili per certi versi. Matrix è molto più complesso. Nirvana, non so se vi ricordate Nirvana del regista italiano, anche quello rimane a questa idea, ma ce ne sono vari di film di questo tipo, anche se Matrix è stato veramente quello che un po'. Tutti citano. In quel caso, quel tipo di ispirazione è un po' più complessa, secondo me. C'è un'ispirazione un po' più da esperti, nel senso che, esatto, come tu dici, che questo film è spesso visto con superficialità, perché Matrix non ha decine di significati profondi. Se voi andate a vedervi le varie interviste ai registi, che poi sono le registi, perché hanno cambiato sesso. Sono i fratelli Wachowski, non mi ricordo i cognomi, i due fratelli adesso sono due sorelle. Se andate a vedere le interviste quando erano fratelli, quando erano del genere maschile, loro hanno proprio dichiarato che hanno volutamente preso le loro conoscenze in ambito esoterico, nell'ambito del gnosticismo, della filosofia orientale, dell'esoterismo orientale e occidentale, e l'hanno messo in quel film, in quei film. Perché se Matrix a volte è preso con Gabriele Salvatores, sì, mi sfuggiva il nome adesso, Nirvana. Se Matrix è un film spesso visto con superficialità, ancora più snobbati sono il Matrix 2 e il terzo, perché sicuramente non hanno innanzitutto il fattore sorpresa, novità di allora del primo Matrix, quello è irraggiungibile, non potevano pensare di arrivare a quei livelli con il 2 e il 3. Però, se ci si mette. Sì, Can, ciao Can, doppia live oggi. Sì, perché ho dovuto anticipare questa perché domani mi si è messo in mezzo un impegno e quindi volevo fare questa cosa qui questa settimana. Stiamo parlando di cinema e ispirazione. Adesso sto parlando di Matrix, che è venuto fuori perché per ovvie ragioni. Dicevo, il secondo e il terzo di Matrix fanno parte ancora di più di quella modalità, quella possibilità di ispirazione, che è una delle possibilità di ispirazione del cinema, che è quello più eruditico. E il 2 e il 3 di Matrix lo sono ancora di più. Può sembrare strano, ma anche a me è piaciuto, cioè a livello passionale, emotivo, se vogliamo, il primo Matrix non può essere paragonato con il 2 e il 3. Però se andiamo a sviscerare. E forse è proprio per questo che hanno perso un po' di verbo il 2-3. Se andiamo a vedere quanta roba ci hanno messo dentro consapevolmente i due registi, le due registe, da un punto di vista esoterico, il 2 e il 3 sono ancora più pieni di roba rispetto al primo. Il primo è una specie di un'accordatura, è dare il là. Il 2 e il 3 hanno cominciato a mettere un sacco di roba. Probabilmente per quello non sono piaciuti, perché diventa un po' complessa la faccenda, ma. Quindi magari poi lì hanno fatto troppo, nel senso che, sai, sapete che a quel punto questa possibilità di ispirazionale, se si può usare questo termine, del cinema, deve essere sempre bilanciato poi con, come sempre, quando uno vuole dare ispirazione, con chi c'è dall'altra parte. Quindi se addirittura il primo Matrix è piaciuto tanto a livello di pubblico, ma a me è capitato, ma immagino anche a voi, tante persone che non hanno colto tutta questa metafora, no? Un film di fantascienza come tanti altri. Ecco, se la maggior parte delle persone ha visto quello, non ci si può aspettare, cioè non era pronta a cogliere il significato più profondo. E immaginate il 2 e il 3,
dove c'è tutti gli aspetti, c'è il grande architetto, tutte le dinamiche, c'è il karma, quel personaggio straordinario che è il Merovingio, che dice una delle frasi più belle che cito spesso e più vere purtroppo. Dice, quando Neo gli parla di scelta, lui dice: la scelta è un'illusione creata fra chi ha potere e chi non ce l'ha. Questa è una delle frasi più di un'acutezza, di una sottigliezza incredibile. Quindi, poi adesso vi leggo, sì, allora, rimaniamo un attimo su Matrix, però intanto è bravo Khan, le parolacce come pulirsi il culo con la seta, bellissimo, grandissimo. Dicevo, sì, rimaniamo un attimo su Matrix. Quello che volevo dire, così tengo un po' il filo e magari mi aiutate voi a ricordarmelo. Volevo dire che se il cinema può ispirare, ci sono vari modi, no? Questo è quello più intellettuale, quello più complesso, forse quello più utile per certi versi, però anche quello che a volte può arrivare a meno persone. Quindi l'ispirazione intesa proprio come essere fonte di un certo tipo di insegnamento filosofico, no? Di un certo, non so quanto siamo ancora pronti, però questo è sicuramente un ruolo che ha avuto e può avere. Pensate se fosse usato in maniera più consapevole anche nelle scuole, per esempio. Rimaniamo un attimo su Matrix, così ne parliamo. Poi, Eloise, se ci sei ancora lì, mi ricordo, no, di La storia infinita. Quello è un altro bellissimo film, ma più che altro è il libro che è molto bello, di Michael Ende, che è un grandissimo scrittore, figlio di un pittore surrealista. Allora, vediamo di Matrix. Allora, Matrix 3, Revolution, eccetera, eccetera. Allora, partiamo da Candice. A me sono piaciuti tutti e tre, ero molto contento che qualcuno insinuasse nel subliminale delle masse quei concetti. Sì. Ecco, la mia perplessità poi, appunto, nell'inconscio è andato sicuro, però mi rimane un po' questo. A parte che immagino che sapete che si sta preparando Matrix 4, io non sto nella pelle, nel senso che sono molto curioso. Speriamo che non sia una. Cioè, speriamo che sia ben fatto, che sia qualcosa di veramente bello. Però sono curioso. Ecco, c'è da capire se quei concetti del 2 e il 3, cioè già il primo, sono arrivati sì e no. Secondo il terzo non so, perché ci sono delle cose pregresse. Poi Alessandro, leggo anche te un attimo, continuo con Carlo, così finiamo, continuo questo discorso. Ma non si è mai troppo pronti. Bisogna fare come Gesù e creare delle metafore, delle parabole, esattamente come hanno fatto in Matrix. È ovvio che alcuni capiranno, altri no. Altri guarderanno persino l'inception dell'esistenza di Zion per dare l'illusione della scelta e poi la forma delle macchine e la loro modalità di attacco fatte in geometria sacra in realtà e tutta una lunghissima serie di altre cose. Capito? Queste sono tutte cose. La cosa interessante, ecco, esistono in Matrix alcune finezze che nemmeno chi lo ha ideato ha colto, probabilmente. Sì, c'è tutto anche la simbologia di quando Neo alla fine con la croce, tutta una serie di. Loro hanno dichiarato di essersi ispirati molto alle loro conoscenze, perlomeno in ambito gnostico, per esempio, non gnosticismo, ma c'è anche altro. Una cosa però interessante rispetto a quello che mi sta dicendo Khan, aspetta, un secondo, prima di dirla leggo Alessandro, perché è giusto che aveva scritto prima. Allora, Matrix Revolution. Lei ha sempre saputo, oracolo, no, no, al contrario, ma molto creduto, questo è l'oracolo. Personaggio molto, molto interessante. Ah no, sai Alessandro, si è ripetuta 3 volte lo stesso commento. Non so perché. Allora, dicevo, rispetto al discorso che stava facendo Khan, che la cosa interessante, io ho avuto, quando ero a Urbino all'università, c'è stata una cosa. Una serie di eventi che io quando avevo qui, quando gestivo questo centro, che poi abbiamo chiuso per vari motivi, ma c'è ancora come progetto, è una cosa che avrei sempre voluto fare. Io ho frequentato era un appuntamento a settimana dove si vedeva un film di questo tipo. Io allora, la prima volta che sono andato c'era Blade Runner, che non sto neanche a dirvelo, Blade Runner, no? Immagino sappiate la potenza di quel film. E c'era appunto la proiezione del film con successiva discussione, ma non solo discussione, non sarà solo che ti è piaciuto o non ti è piaciuto, però magari c'era qualcuno che, per esempio, nel caso di Blade Runner, ovviamente c'era poi un professore che lì si parlava, no, dell'aspetto della. C'erano tante cose a dire su Blade Runner, però c'è questo aspetto un po' dell'etica, no, dell'etica rispetto alla possibilità un giorno di.
di avere dei robot, potremmo dire, che però possono provare delle emozioni o quantomeno possono interagire così tanto nell'ambito sociale, per cui poi c'è da chiedersi. È una cosa che adesso è molto, molto sta venendo a galla, si parla molto di questa tematica. Allora, sto parlando di una ventina di anni fa, magari era un po' meno, almeno in Italia. Però, e poi anche altri film. Ecco, secondo me questo, rispetto a quello che tu dicevi, Can, sarebbe interessante se anche nelle scuole, ma anche a livello semplicemente in città o per gli adulti, si creassero delle situazioni dove si proietta il film e poi magari c'è qualcuno, non dico che deve svelare tutte le cose, anche perché è importante che il pensiero vada anche un po', che ci sia a pensare in proprio, perché se no non ha senso, però ci sia qualcuno che utilizzi dei film per utilizzi, o meglio, le proprie conoscenze per aiutare le persone per dare alle persone dei codici o degli stimoli perché possono cogliere degli aspetti. Quella è evidente, ma se guardi l'intera matrice, qui parli dell'ognosticismo, immagino, il comportamento delle macchine è tutto matematico, segue Fibonacci e tutto il resto, e l'oracolo è una splendida manifestazione del caos nell'accezione del libero arbitrio, il controbilanciamento dell'architetto. Sì, questa cosa, sinceramente, devo ammettere che questa cosa del comportamento delle macchine, tutto l'aspetto matematico di Fibonacci non l'avevo colto, per esempio. Quindi, come dici tu, probabilmente neanche loro l'hanno colta. Nelle scuole non si insegna l'agnosi, sarebbe anticlericale, non approvato per il contrasto con la Chiesa Cattolica e l'ora di religione. Si può fare in ambito privato. Lo so. Sì, sappiamo oggi, se non ricordo male, nella live di oggi, Can, avevi citato, visto al volo un attimo, avevi citato Giordano Bruno, no? E Giordano Bruno viene citato a volte così di sfuggita in ambito scolastico, no? Vabbè, però a livello sociale potrebbe essere interessante. Però ecco, quindi questo tipo di ispirazione. Adesso ti metto il tuo commento. Però voglio dire, anzi, finiamo questo così procediamo. E inoltre non è Neo il prescelto dell'agente Smith. È la macchina che ha superato la programmazione. Neo è il catalizzatore, la parte umana dotata di libero arbitrio che doveva compiere la scelta tra guerra e pace. Ecco, questo è un risvolto interessante. Non è stato detto esplicitamente però questa cosa. Però in effetti l'agente Smith, è vero, ha superato la programmazione. Sì, questo è interessante. E le macchine stesse hanno giocato secondo le regole fino alla fine. È chiaro. C'è anche, secondo me, un risvolto interessante. Magari è ovvio quello che sto per dire, però nel mondo attuale non è così ovvio, nel senso che attualmente, dove tutto c'è sempre questo schierarsi emotivamente o di qua o di là. Ci sono i pro tecnologia, quindi viva la tecnologia, parliamo di transumanesimo, quello integralista, per cui si parla di unione in macchine, ma di fatto è elevare la scienza, la tecnologia a religione, quindi a qualcosa di assolutamente superiore. Però poi dall'altro versante c'è gente che invece aborra le macchine, la tecnologia, e quindi vorrebbe distruggere qualsiasi cosa di questo tipo. È interessante che su Matrix alla fine uno si poteva aspettare che ci sarebbe stata una vittoria definitiva dell'umano sulla macchina, invece il fatto che si arrivi a questa, no, fluidità interattiva, mi sembra interessante. Poi è tutto da vedere, poi vediamo il 4 come va a finire, però. Allora, Sandro dice: devi avere una tecnologia abbastanza raffinata per cogliere i messaggi nascosti che l'artista in qualche modo vuole divulgare. Perché tutto si muove col dio denaro, lo scopo è di manipolare le masse. E qua si apre una grande parentesi, Alessandro, perché poi c'è sempre il dubbio, no? Chi fa cosa, perché lo fa? Anche ci fossero degli intenti buoni, comunque è chiaro che per arrivare a Hollywood e fare quella roba lì devi avere a che fare con i soldi, quindi poi bisogna vedere cosa può passare e cosa non può passare. Però adesso magari questi discorsi possiamo tenerli, però. Siccome già sono passati già 3 quarti d'ora, non andrei in quel campo lì, anche se assolutamente interessante. Quello che volevo aggiungere,
poi magari vediamo se questa cosa può portare a altre discussioni, però sto cercando di mantenere il focus sull'ispirazione, sulla parte ispirante del cinema, a prescindere dagli intenti di chi l'ha prodotto. Parliamo di noi come fruitori personalmente e noi come o in che modo potremmo usare, no, il cinema, un'arte come quella del cinema, in modo utile, no? Anche perché, collegando una cosa che ho detto all'inizio, il cinema ha cambiato la stessa nostra percezione della realtà. È un cane che si morde la coda, noi a nostra volta poi influenziamo il modo in cui il cinema si muove, come velocità, come tempistica, eccetera, eccetera. Quindi, banalmente, un ragazzino di oggi è molto più ricettivo a certe dinamiche. Se poi ci aggiungiamo la Play, no? Giochi con la PlayStation, ancora di più, le due cose si influenzano. Diciamo che fumetto, cinema e videogiochi ormai sono. Ormai il fumetto viene da prima, però uno ha influenzato l'altro, no? E sta ancora influenzando. Quindi è chiaro che un ragazzino piccolo, un bambino piccolo, ormai tanto dai 4 anni hanno già cellulare in mano, e aggiungiamo più l'influenza del mondo social, quindi YouTube, no? Tutte queste cose qua. Se tu, professore, maestro, vuoi arrivare a un ragazzino, trasmettergli le conoscenze, non puoi non tener conto che quel cervello lì, quella mente lì, si è anche abituata a una certa velocità, una certa, a un certo tipo di cose, per cui è un peccato non sfruttare, al meglio parlo, perché si può sfruttare anche negativo, come tutte le cose, ogni potere è neutro e può essere usato al male, ma si può anche sfruttare il bene, cioè vuoi insegnare delle cose a dei bambini, è chiaro che se li metti davanti a dei mezzi multimediali di un certo tipo, sfruttando la tecnologia che abbiamo oggi, ti sarà molto più facile poter trasmettere loro delle conoscenze, si spera, ripeto, buone. Penso, con una buona bottiglia di vino potrei arrivare contento. Guarda, io sono di quelli. Sul vino non mi piace tanto il vino, mi piace più la birra, se devo scegliere. Vino un po' meno. Però quella è la scusa, no? Il bere è la scusa. Piccola parentesi, poi breve, però lancio colgo la palla al balzo. Perché io sono di quelli vecchio stampo che ha amato e ama ancora, come vedete, se non sarei qui a farlo, anche se non è esattamente la stessa cosa, però passare le notti intere con gli amici a parlare, a filosofeggiare o a suonare, dipende un po' dalla situazione, oppure entrambi. E credo che sia una cosa molto utile, sia molto formativa per un ragazzo, una ragazza, avere queste possibilità. Non è solo un vano parlare. Allora, ciao Stregone, Dracu 6668. Ciao Dracu 6668, ben trovato. Ben passato di qua. Quindi Alessandro, sì, io sono di quelli che ci potrei stare una notte intera se avessi tempo, cosa che non faccio più, ecco perché mi sono creato questo spazio per farlo in questo modo. Ecco, quello che vi può dato, faccio un po' la marchetta, se volete però dovete essere dalle mie parti, cioè oddio, nessuno vi impedisce di venire, tenete conto che l'anno scorso e forse quest'anno due ragazzi di Milano sono venuti, ok, quindi l'8 agosto, l'ho messa oggi la locandina, non mi ricordo, c'è la sesta edizione di Una luce nella notte, che è la sera facciamo pratica, conduco una sessione di Raja Yoga, poi una sessione di sound healing, viaggio sonoro. Facciamo un aperitivo e poi, un posto dentro un posto privato, una casa privata, ma c'è un boschetto, la notte andiamo a meditare, fare una pratica meditativa sotto il boschetto. Dopodiché, di solito, in teoria è finito l'incontro, chi vuole va a casa, ma chi vuole rimane e tutti gli anni succede che alla fine chi rimane lì ci ritroviamo a chiacchierare sotto le stelle per un bel po'. Quindi, non so tu Alessandro di dove sei, però. Tutti voi, se volete vivere questa cosa in presenza, venite l'8 agosto, venite, partecipate a questo qui e insieme accendiamo, facciamo il possibile per accendere una piccola luce nella notte, ovviamente è simbolico questa cosa qui, e ci facciamo anche delle chiacchiere. Allora, per ancora andare verso il punto, perlomeno aggiungere alcuni elementi,
Intanto colleghiamo questo aspetto qui. Sei di Roma, Alessandro? Vabbè, guarda, ti dico, l'anno scorso e spero anche quest'anno sono venuti due ragazzi che non so se stanno guardando ora, e nel caso li saluto, di Milano. Ovviamente, certo, ti devi poter... loro sono rimasti qui, poi sono rimasti a dormire qui e sono ripartiti con calma il giorno dopo. È chiaro che bisogna organizzarsi un attimo. Io lo capisco poi di questi tempi. So che non è semplice, però io... E là, per fare piccolo spot pubblicitario. Allora, quindi, questo è un tipo di ispirazione, però non c'è solo questo. Perché può ispirare, cioè, l'aspetto motivazionale, se vogliamo, lo so, va un po' di moda, è anche a volte un po' sputtanato, a volte un po' troppo superficiale, no? È pieno di motivatori in giro, no? Che cercano di gasarti, eccetera, eccetera, come tutte le cose, se prese con sobrietà, con serietà e in modo giusto, il cinema può sicuramente essere motivante. E dov'è l'ottagono? Giusto, giustamente. Io sono di Civitanova Marche, nelle Marche, quindi grazie che me l'hai chiesto, Dracu 666, 668, perché non lo dato per scontato. Sono di Civitanova Marche, se non conoscete le Marche, diciamo che Ancona dovreste conoscere, c'è Pesaro, no? Dopo c'è Ancona e 30 minuti di macchina più a sud di Ancona, sulla costa. C'è il mare, se vi va, venite anche a farvi un po' di mare. Se non siete in un posto di mare, c'è il mare Adriatico, ecco, non sono le spiagge della Sardegna o della Sicilia, però interessante. Quindi l'aspetto motivazionale del cinema, secondo me, è non, da non sottovalutare, perché rispetto a quello che dicevamo prima, appunto, mentre l'aspetto, chiamiamolo intellettuale, filosofico, va un po', diciamo, arriva nell'inconscio, semina, no? Sicuramente con l'aiuto di qualcuno, con delle conferenze, con degli eventi specifici o con eventi come questi, si può aiutare qualcuno a prendere dei codici. Il cinema, dal punto di vista motivazionale, invece, può arrivare tranquillamente un po' di più alle masse, ovviamente con i pro e i contro di tutto questo, anche quello può essere grazie a te, Draco, figurati, può essere qualcosa di molto superficiale, perché è un pompaggio emotivo e poi cambia poco, però non lo sottovaluterei anche questo. Questo ovviamente il cinema è più visibile ormai, appunto, anche nei video YouTube, nelle pubblicità, no? Ci sono ormai è un linguaggio, quello multimediale particolare, per cui è chiaro che è molto sfruttato questo aspetto motivazionale, ma non lo sottovaluterei. Quindi il cinema può ispirare anche in quel modo. Ditemi anche voi, ditemi secondo voi in che modo può ispirare il cinema o vi ha ispirato, se vi va, no? L'altro aspetto, ne direi quattro, oggi me ne sono venuti in mente quattro. Uno è quello, chiamiamolo filosofico intellettuale, di conoscenza, ok? Quello un po' più complesso, ma c'è. Uno è questo, quello più emotivo, più motivazionale. L'altro, il terzo che mi viene in mente, anche questo non lo sottovaluterei, come tutte le cose va preso per quello che è, ma è quello più terra terra, cioè il mero intrattenimento, che però non è, per alcune persone in certe situazioni, non è sbagliatissimo, perché avere questa possibilità per un'ora e mezza davvero di sganciarsi dal mondo, tra virgolette, reale, della situazione in cui siamo, che poi in realtà è più una situazione nostra, no? Se le cose non vanno, ne ho parlato mille volte, è più una condizione interiore. Però quell'attimo di divertimento, di puro divertimento, che può essere dal film comico a il semplice film, un po', no? La classica americanata, come si dice oggi, no? Dove tutti spari, scoppi, eccetera, eccetera. Però può essere, per così dire, di ispirazione in questo senso, cioè può sganciarti per un attimo dalla pesantezza di un certo tipo di vita, e magari in quello spazio che si crea, perché no, crea delle ispirazioni. C'è un quinto che metterei per ultimo. Il quarto mi è venuto in mente adesso, che può prendere tutti questi, è quello dei famosi film per bambini, cartoni animati, che, come se avete mai visto un film della Disney, sapete che è più su più livelli, nel senso che un bambino può piacergli semplicemente perché è carino e divertente, un ragazzino può passargli dei messaggi, un adulto paradossalmente può insegnargli letteralmente qualcosa.
poi vi leggo e concludo solo questo. Il quinto, diciamo che mi è venuto in mente un altro aspetto che è quello proprio più personale. Ok, questo non è da sottovalutare, cioè mi spiego meglio. Ci sono stati dei film, immagino anche voi abbiate questi esempi, se ce l'avete metteteli pure, che al di là del film, al di là che sia un film profondo, superficiale, comico, drammatico, quello che è, però per delle sincronicità, stavo per dire coincidenze, ma sappiamo che è più corretto dire sincronicità, vanno direttamente, sembra proprio che ti parlino, no? Tu ti siedi lì, magari sei andato al cinema così, veramente solo per passarti una serata spensierata. E quel film, magari apparentemente banale, ti tocca per qualche motivo. A volte in maniera palese, a me è capitato, cioè proprio sembra che ti dica, guarda, ti faccia vedere esattamente qual è la tua situazione, quasi con nomi e cognomi, e ti dica proprio, guarda, ti sta succedendo questo e fai questo. A volte sono proprio dei messaggi chiarissimi, perlomeno per me a volte lo sono stati. A volte in maniera non capisci in che senso, però viene attraversato da una sensazione che quel film sia per te, oppure quel film ti rimane nel cuore sempre. Pur, a me, io, per esempio, un film, vabbè, in questo caso forse è abbastanza ovvia il riferimento, però non è intellettuale, non è una cosa mentale, è una cosa più emotiva. C'è quel filmetto, perché è un filmetto, che è L'apprendista stregone con Nicolas Cage. E quel ragazzino, quell'attore è un sacco simpatico, ha delle espressioni veramente bellissime. L'apprendista stregone con quella canzone molto bella dei One Republic, molto carina, con lanciata all'inizio. E lo adoro quel film, l'ho visto centinaia di volte, centinaia no, però decine, forse decine, un po' con me, un po' con i bambini. E mi tocca sempre, è chiaro che è un filmetto, non penso che quel film debba essere, abbia la conoscenza occulta, segreta di chissà cosa. Però magari ha delle ondate, dei simboli, delle simbologie che mi toccano, è più una cosa soggettiva. Però questo quinto aspetto che ho portato, secondo me non va sottovalutato. Soprattutto il fatto che, se vi è capitato, ditemelo, che vai lì, ti siedi, pensavi di vederti quella sera un film tanto per stare un po' spensierato, oppure perché pensavi che era un film fighissimo, eccetera, eccetera, e invece quel film sembra che ti stia proprio facendo da specchio, che ti stia dicendo qualcosa a te. A me è capitato e questa è chiaramente una fonte di ispirazione, in questo caso molto personalizzata. Allora, vediamo, vi leggo un po'. Alessandro, un segreto del cinema penso sia quello della similitudine. L'evento deve essere accattivante, ma non troppo lontano dallo spettatore. Guarda, questo secondo me appunto dipende da che tipo, no? Di ispirazione, di messaggio vuoi passare. A volte dipende cosa vuoi cogliere. Cerco di spiegarmi meglio. Ci sono dei casi in cui, e forse Matrix è un esempio di questo, l'altro film, per cui farei l'esempio, è V per Vendetta. Okay? Sono quei film che potrebbero paradossalmente non cogliere il punto, non essere troppo, non arrivarti se sono troppo realistici. Cioè, paradossalmente, in certi casi, proprio allontanandosi dalla realtà, permette, col discorso che facevamo prima, anche un po' psicoanalitico, permette a lui di rilassarsi perché può dire ok, tanto non è vero, e quindi questo può essere una porta aperta perché quei messaggi entrino in certi casi. In certi altri casi è chiaro che, per esempio, penso, non so se ti riferivi a quello, ma potrebbe essere quelli di ispirazione motivazionale, è chiaro, no? Se io vedo un film che mi parla di come un uomo o una donna sono riusciti ad avere successo nella vita, no? Nello sport oppure nel business, è chiaro che lì c'è una similitudine, allora mi possono toccare di più, no? Un po' più difficile accogliere il vissuto di Frodo Baggins all'interno del Signore degli Anelli o il vissuto di Gandalf addirittura, però non sono per forza davvero così lontani da noi. Okay. In quel caso il fantasy, la fantascienza, il fantasy in senso lato, permette di cogliere cose un po' più profonde spesso, però per farlo appunto si deve allontanare, il discorso dei miti, si deve allontanare un po' dalla realtà per poter entrare magari più in profondità. La consapevolezza non va in vacanza, dice Khan, anche guardando Rambo, un agnostico coglierà della gnosi e non è una cosa pesante. Questo è verissimo, questo è chiaro.
A me capita, mentre guardo le mattonelle del bagno, una questione di sensibilità, tutta l'arte è gnosi, tutta la gnosi è ispirazione divina, tutta l'ispirazione divina porta il messaggio per chi lo sa cogliere. E qui, Can, sono totalmente d'accordo con te, siamo a tocchi un aspetto molto molto lontano, no? Dalla quotidianità. Sì, pensando oggi hai parlato di Giordano Bruno, i maghi rinascimentali questa cosa la sapevano benissimo, hanno cercato di trasmetterla. Appunto, uno come Bruno c'è anche morto, bruciato, vivo per trasmetterla. E siamo a un livello molto profondo. Io confido che nel futuro verrà insegnato nelle scuole, futuro, diciamo all'apice dell'era dell'acquario, che sappiamo che un'era dura un paio di millenni, quindi ancora 1.000 anni dobbiamo aspettarli per arrivare all'apice. Però è chiaro che tutto quello che ci circonda non può scappare dalle leggi universali, ok? Dalla geometria universale, dalla matematica universale o ancora di più dalle armonie sono sempre geometrie, però dalle armoniche universali, dalle leggi dell'universo. Quindi non c'è cosa che sfugga all'arte per chi ha occhi per vederlo. Ma non stiamo parlando, questo immagino che l'hai già detto prima parlando di Matrix, in fondo. Perché qualcuno può dire sì, è vero nelle cose naturali, ma ci sono anche le cose artificiali. E no, non sfugge, è una presunzione dell'essere umano di pensare che davvero può creare qualcosa ex novo, nel senso, in due sensi. Il primo è che dobbiamo chiederci da dove vengono le idee che poi portiamo qui in arte, che poi deriva da tecne, quindi tecnologia. Primo. Secondo, non si scappa, perché quando crei tecnologia, la crei sempre secondo le leggi a cui siamo assoggettati, se vogliamo dire in maniera negativa, oppure in cui ci troviamo immersi. Non è che per fare la fotocamera qua davanti, tu, essere umano, puoi esulare dalla conoscenza più o meno completa e dall'applicazione, dall'utilizzo e dai limiti delle leggi di questo universo. Quindi non si scappa. Tutto è naturale, anche le cose artificiali, dice Kant, in questo senso assolutamente. Quindi non la pretesa dell'essere umano di poter, diciamo, è curioso perché l'essere umano, alcuni esseri umani hanno la pretesa di essere, diciamo, di poter scappare dalle leggi di questo universo e paradossalmente poi non fanno o snobbano chi trasmette delle conoscenze, non certo per cambiare le leggi divine, ma per emanciparsi dalla totale assoggettamento a queste leggi e riuscire a muoversi, per così dire, un po' al lato della legge e quindi non certo da lì cambiarle perché non è ciò che possiamo, ma per gestirle al meglio o sfruttarle in senso positivo a nostro favore, un po' come un falco, un'aquila, riescono non certo a cambiare le correnti del vento, ma riescono a sfruttarli. In quel caso, ovviamente, è un comportamento istintivo, non è conoscenza, sapienza, non è una consapevolezza, però è un esempio di questo tipo. Quindi è curioso, no? Da un lato, gli esseri umani pensano di manipolare la natura a piacimento o di poter sovvertire le leggi divine, e poi, allo stesso tempo, poi no, snobbano o considerano inutile o falso, cioè, o comunque truffaldina. Truffaldino tutto ciò che riguarda il lavoro per emanciparsi dalla schiavitù rispetto a queste leggi. E la celebre frase, Alessandro, il battito dell'ali di una farfalla può provocare un uragano all'altra parte del mondo. Questo è proprio l'aspetto dell'interconnessione. L'altro aspetto, che è quello che penso a cui faccio più riferimento Kant, è un fatto percettivo. Cioè, no, non è una metafora. Ma non è neanche tanto lontano dalla realtà, nel senso che abbiamo nella realtà quotidiana qualcosa per capirlo. Cioè, è un fatto percettivo, significa che io veramente non me lo devo inventare. Se ho occhi per vedere, vedo, mi rendo conto di essere circondato da simboli, ok? Da geometrie. Se ho orecchie per sentire, mi rendo conto che tutto è anche sonoro, che tutto ha un suono, che è un. Tutto quello che ho davanti è un mandala. E
con delle geometrie interconnesse, con suoni interconnessi. Tutto è suono, movimento e luce e forma. Tutto, niente escluso. Chi ha occhi per vedere se ne accorge. Dicevo che non è così paranormale, non lo è per niente paranormale in realtà, ma non è così lontano in realtà, perché in piccolo, se parlate con un disegnatore, un pittore particolarmente esperto, a volte magari neanche lui se ne rende conto, ma il suo modo di percepire le cose è proprio così. Cioè, il motivo, la differenza principale perché una persona non sa disegnare la fotocamera che ho davanti e un'altra sì, è perché quello che la sa disegnare vede bene le forme, le proporzioni, eccetera, eccetera. Quindi i suoi occhi, più o meno consciamente, percepiscono chiaramente le geometrie che ha davanti e quindi riesce a riprodurle. Per un musicista, la stessa cosa. Non è detto che ne sia consapevole, ma se lo fosse, si accorgerebbe che tutto ciò, tutti i suoni che percepisce, appunto, percepisce il ritmo in ogni cosa, no? Anche se quello della natura, diciamo così, quelli della natura sono dei ritmi particolari a cui magari non siamo abituati nei nostri ritmi più artificiali. In natura non ci sono i quattro quarti, ma questo non significa che non ci siano ritmi, ok? Siamo come pesci all'interno di un acquario. In che senso? Cioè, non so se ho capito il senso in riferimento a quello che stavo dicendo. Però sto cercando di coglierlo. Ora, intanto, andiamo verso la conclusione. Io andrei verso la conclusione. Cavolo, Eloise, non so se sei ancora collegata, ma se non lo sei, poi lo potrai vedere. Ti avevo promesso che ti parlavo un po' della storia infinita, più che parlarne. Quello è un esempio, secondo me, l'hai citato un esempio importante, anche per me è stato molto, molto, mi è rimasto molto quel film per tanti motivi. Scusami, Alessandro, l'universo è l'acquario per cui tutto è natura. Esatto, sì, allora, adesso ho capito, sì, assolutamente. La storia infinita, a me da piccolo è piaciuto molto, vabbè, al di là del film così. Però c'è, vabbè, quel concetto espresso in maniera molto forte lì, no? Che questa fantasia viene divorata da questo vuoto per colpa della perdita della fantasia o della capacità immaginativa dell'essere umano, è molto interessante. Più tardi, da ragazzo, un po' più da adulto, ho scoperto Michael Ende. Aspettate che devo chiudere un attimo la porta. Allora, dicevo, da ragazzo ho scoperto Michael Ende, che è l'autore del libro da cui è stato tratto La strada infinita. Ha scritto un libro che è Lo specchio nello specchio, che assolutamente è surreale, proprio tecnicamente parlando. Il genere surreale è fantastico, ma La storia infinita è molto bello. La cosa interessante, quindi non so se Luisa se lo sai o se lo sapete anche voi. Anche lì La storia infinita 2, il film, è stato un po' criticato, ma in realtà, paradossalmente, il fatto è che il libro di Michael Ende non finisce come finisce il film, il primo film. Quella è solo la prima parte. E quindi la seconda parte bilancia molto. Quindi, secondo me, poi che nel film, la seconda parte del film non sia stata all'altezza della prima, ok, ci sta. Però in quel libro o in quella storia è fondamentale leggere la seconda parte perché va a bilanciare. Allora, La storia infinita mi ha deluso molto come film. La storia non era infinita, finiva, era falsa pubblicità. Ok, adesso non so, Khan, se hai letto il libro o se hai seguito, cioè se sai quello che sto dicendo adesso del fatto che è uscito il secondo, non se l'ha cagato nessuno, però io nel libro, il libro di Michael Ende, non è inglese, quindi è Ende, credo che sia tedesco forse, quindi non so neanche se si pronuncia Michael. Comunque, in quel libro c'è la parte necessaria, che è quella successiva, perché il primo film della storia infinita finisce nella prima parte del libro. Quindi c'è questo fatto che Fantasia finalmente riesce a ricostruirsi perché stava rischiando di perdersi nel nulla perché la gente, l'essere umano, non usava più l'immaginazione.
Nel secondo libro, questo è interessante, la cosa viene bilanciata perché che succede poi? Che lui cade nella trappola opposta, cioè si perde troppo nel mondo di fantasia, diventa dipendente dal mondo di fantasia. E quindi senza questo completamento, appunto, il primo film, se parliamo di un film per i bambini o un film appunto per avere un'ispirazione, va benissimo, però rimane incompleto. Perché non c'è appunto questo bilanciamento, non c'è questa maturazione, che è molto importante, almeno dal mio punto di vista. Quindi il personaggio principale non è solo, non si limita soltanto a liberare, a non far morire la fantasia, ma scopre che comunque tra il mondo, chiamiamolo reale, e il mondo alto, che potremmo definire un mondo di altre anche dimensioni, se vogliamo, deve esserci per noi appunto il libero arbitrio e la capacità di muoverci in entrambi i sensi. Quindi si rischia paradossalmente, esattamente come si rischia di essere troppo, tra virgolette, realisti e quindi far morire tutto ciò che è oltre la materia, se vogliamo vederla in questo modo, si rischia anche di perdersi, no? Di quello che poi nell'esoterismo occidentale è chiamato il mondo astrale. Fondamentalmente è questo. Quindi non so, Khan, se tu l'hai sapevi questa cosa, se l'hai letto il libro, eccetera, eccetera. Però credo che sia importante, quindi anche tu, Luise, se ti capita, il film magari non rende proprio l'idea, il film è il secondo della storia infinita, però il libro te lo consiglio, come altri suoi libri. Quindi, allora, abbiamo detto tanta roba, come sempre, poi nei commenti, se avete voglia, perché se siete su YouTube, soprattutto in chat, le cose compaiono così, però poi se volete che rimangano, dovete scrivere nei commenti, ma anche chi vedrà dopo, successivamente questo video, se mi scrive nei commenti qualcosa, la sua esperienza rispetto a quello che abbiamo detto, io comunque risponderò. Ci sarebbero tante altre cose da dire e magari le diremo se verrà fuori. Però penso che, in estrema sintesi, il cinema, e non dico penso di non dire nulla di nuovo, ha un grandissimo potenziale, non lo metterei assolutamente contro il teatro o lo spettacolo dal vivo, sono due cose diverse e ormai stiamo andando in un mondo dove le due cose possono tranquillamente interagire in maniera costruttiva e creativa. È sicuramente uno strumento che può ispirarci. Ancora non, come la maggior parte degli strumenti evolutivi che abbiamo in mano, non ancora sfruttati come dovrebbero esserlo o a volte sfruttati in maniera negativa. Però diciamo che abbiamo possibilità di migliorare in ogni cosa. Però ecco, in generale, non sottovalutate chi non è tanto amante dei film di cinema, soprattutto se dei bambini, eccetera, eccetera, non sottovalutate l'importanza del cinema come arte. Poi, per quanto mi riguarda, non è uguale. Oggi no, è chiaro, tutti, anche qualsiasi ragazzino sa scaricarsi il film e vederlo in streaming nel PC. Dal mio punto di vista non è affatto uguale. Okay? Al cinema è un'altra cosa. Esattamente come a teatro è un'altra cosa, al cinema è un'altra cosa. Io non sottovaluterei questo aspetto. Bene, Alessandro, grazie forse di essere venuto. Guarda, mi fa piacere, semmai fammelo sapere. Ecco, noi dobbiamo organizzarci soprattutto anche per l'aspetto della pericena, della pausa. Quindi tu, allora, come non so come lo metto qui in descrizione, o comunque o mi scrivi su YouTube oppure mi cerchi su Facebook o Instagram, perché se c'è nella locandina c'è anche la mail che trovi anche qua e anche un numero di telefono da poter contattare. Quindi mi servirebbe la prenotazione nel caso. Cerca di trovare un modo per farmelo sapere, ecco, prima, se puoi. Perché altrimenti, soprattutto in questo periodo, col discorso del Covid e tutta questa roba qua, sapete, non lo sai mai fino al giorno prima se si può fare o non si può fare, tutto può succedere. Quindi ecco perché in generale chiediamo sempre, credo sempre, la prenotazione prima per orga fatto organizzativo. In questo periodo chiedo ancora di più di avere più o meno, adesso non è che tanto si paga lì quando siamo là, quindi per adesso è così, non è che poi se non venite succede qualcosa di particolare, non succede niente, però se riuscite a farmelo sapere che ci siete, diciamo che la prenotazione è richiesta, ecco, questo qua. Allora, ciao a tutti, e
Per quanto riguarda questo appuntamento qui, come quello di Sandow Nawal, pausa, ripartiamo agosto. Lo ripeto, quindi su Twitch, chi è su Twitch, Khan e gli altri che si sono collegati oggi, su Twitch, a meno che poi così non mi venga voglia per caso di fare una live, però lì che è solo live non mi vedrete per un po' fino a, boh, non so quando, però diciamo la pausa estiva ci sarà. Su YouTube caricherò comunque dei video, quello sempre. E Instagram e Facebook ci sono su Telegram, se avete piacere di usare Telegram. Grazie, Can. Ora, però, vi invito adesso a domani abbiamo un'altra volta Fabio Carletti, sicurezza informatica, che ci parla, l'altra volta ci ha parlato del Deep Web, stavolta ci parla della Web Reputation, okay? Che non, più o meno so che cos'è vagamente, ma non so nello specifico di cosa ci vuole parlare, anche questo appuntamento finale, diciamo, per la pausa, e anche con Roberta Tomassini, Yoga Munai, non so ancora quando, ma in teoria, in base a quello che riesce a fare Roberta, cercheremo di incastrare in settimana anche qui un'ultima puntata prima della pausa estiva di Spazio Munai. Quindi, se riuscite, diciamo, cercate di esserci. Allora, grazie della compagnia, grazie di aver fatto questa chiacchierata con me, spero di avervi dato qualche stimolo, qualche ispirazione e grazie a voi che avete a vostra volta dato a me ispirazione e stimoli di riflessione. E buona serata, buona calda serata. Ciao!